passiamo alla macro categoria imprese e alla categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno lavorazione lamiere. Leggiamo la motivazione. Per la competenza e capacità tecnica nella realizzazione dei progetti più complessi e nella risoluzione delle problematiche più difficili. Per l'approccio flessibile e verticale e la costante formazione dei propri dipendenti. Il premio va a Omas. E invito a salire sul palco, sono tutti in platea. Prego, il CEO Marco Grilli con il suo team. Mi raggiungono sul palco tutti quanti. Dove li attende il premio? Eccoli qui. Benvenuti e complimenti, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi. Ecco, attendiamo tutto il team giustamente in grande stile oggi per questo riconoscimento. Che cosa significa per voi? Le chiedo subito questo. La nostra è un'azienda piccola e quindi per noi è, insomma, gratificante ricevere un premio a questi livelli, quindi possiamo solo che essere contenti. Chiaramente noi siamo qua a riceverlo, ma rappresentiamo l'azienda tutta. Ognuno dei nostri dipendenti, anche quelli che oggi sono fuori dall'azienda, in qualche modo hanno contribuito, certo, per raggiungere questi risultati. Esatto, infatti la presenza di alcuni componenti del team è simbolica per tutti coloro che lavorano tutti i giorni. E poi peraltro, insomma, un riconoscimento che arriva dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto credo che abbia ancora più valore. Certamente è stato un anno complicatissimo, un anno difficile dove, insomma, si è sofferto. Abbiamo reagito abbastanza bene, la nostra politica è sempre stata quella dell'innovazione, quella del cercare delle soluzioni per sfidare il mercato globale, e questo è quello che stiamo facendo ormai da un trentennio, quindi insomma siamo, certo, sempre... Ecco, lei ha citato la parola innovazione, che dice tutto in questo periodo, e poi nella motivazione abbiamo letto l'approccio flessibile e verticale, anche flessibilità, insomma, è una parola fondamentale per andare verso i propri dipendenti, perché poi si parla di formazione dei dipendenti, ma insomma che comprende credo tantissimi aspetti. Sì, guardi, di fatto noi dobbiamo sempre cercare soluzioni che in qualche modo soddisfano le esigenze del mercato, e quindi è quello che stiamo facendo, stiamo lavorando sempre di più su impianti e comunque, diciamo, tecnologie innovative e su impianti custom, e la formazione nasce anche per questo, cioè è un'esigenza per noi, avendo, certo, avendo qualche cosa di nostro, di particolare, che di fatto sul mercato non si trova, siamo costretti anche a fare formazione all'interno per permettere appunto ai nostri ragazzi di poter gestire gli impianti. La domanda fatidica a conclusione è progetti per il futuro, insomma lo sguardo al futuro com'è? Noi guardiamo sempre il futuro in maniera positiva e comunque, diciamo, sistematicamente corriamo un po', siamo sempre alla ricerca di soluzioni che servono appunto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Fino ad ora ci siamo riusciti, è sempre più complicato perché di fatto dobbiamo un po' anticipare i tempi cercando la strategia giusta. Non è sempre così, insomma, facile. Beh, sennò che sfida sarebbe, no? Appunto, è una sfida, quindi... Allora, un'ultimissima domanda proprio per salutarvi. Allora, quanti siete sul palco? 1, 2, 3, 4, 5. L'anno prossimo io vorrei trovarvi qui, magari anche con più componenti, per parlare delle nuove sfide. Accoglie anche questa sfida da parte, assolutamente, da parte, sì, mia? Assolutamente sì. Poi, chiaramente, okay, insomma, ce la metteremo tutta. Poi non dipende solo da noi. Assolutamente. Intanto, comunque, godetevi questo premio. Grazie. Grazie a Omas, grazie a Marco Grilli, CEO, e a tutto il team, naturalmente. Complimenti, prego. Grazie. Perché sì.